Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati all'informazione di Cosmos TV. Vediamo subito quali sono le notizie di oggi, 29 di marzo. Atti vandalici ai danni della statua della Madonna di Lourdes a Sant'Arsenio. È accaduto la notte scorsa nel parco adiacente Via Pozzo, proprio nell'area destinata alla Via Crucis. Degli ignoti hanno tentato di portare via la statua della Madonna di Lourdes, danneggiando la base. Nei pressi della grotta dedicata al culto della Vergine è stata presa di mira anche una piccola cappella dedicata all'immagine di Sant'Anna e di Sant'Arsenio, protettori del paese. Questa mattina dei fedeli che si erano recati sul posto per pregare la Madonna hanno notato lo scempio e segnalato l'accaduto immediatamente alla Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Dell'incresciosa vicenda sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Polla. Ancora cronaca, controlli dei carabinieri in tutto il Vallo di Diano, 8 giovani fermati a Sala Consilina e Buon Abitacolo per possesso di hashish. A Sala Consilina un 20enne denunciato perché trovato in possesso di 2 coltelli. Il servizio. Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Emanuele Corda in tutto il Vallo di Diano. Segnalati alla prefettura 8 persone come assuntori. Durante lo scorso weekend a Sala Consilina, infatti, i militari del nucleo operativo radiomobile hanno sequestrato 3 grammi di hashish a 4 giovani del posto e hanno ritrovato nascosti per strada 2 grammi di eroina e marijuana. Inoltre, un ragazzo di 20 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di 2 coltelli. A Buon Abitacolo, invece, i carabinieri della locale stazione, durante un posto di controllo, hanno ritirato la patente ad un conducente di un'auto con a bordo 4 ragazzi del Napoletano perché trovati con 8 grammi di hashish posti sotto sequestro. In tutto sono state levate contravvenzioni per circa 6.000 euro lungo le principali arterie stradali del Vallo di Diano. Durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, i carabinieri della stazione di Sapri hanno effettuato un servizio coordinato sul territorio teso a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e le violazioni più gravi al codice della strada. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Sapri hanno effettuato un servizio di controllo tra Policastro e Palinuro, teso al contrasto dei reati cosiddetti di larga diffusione, in cui sono stati coinvolti 30 uomini dell'arma, unitamente al nucleo cinofili dei carabinieri di Sarno. Nel corso del servizio, i carabinieri della stazione di Centola hanno denunciato un 53enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish. Gli uomini del nucleo operativo della compagnia, inoltre, hanno denunciato un 40enne trovato in possesso di 6 dosi di eroina. I controlli sono stati estesi a molti autobus che, con partenza da Sapri a Policastro, conducevano i ragazzi alle serate organizzate nella zona di Palinuro, oltre 10 giovani segnalati per uso di sostanze stupefacenti. Proprio a bordo di uno di questi autobus, i carabinieri hanno trovato nascosta una busta contenente circa 20 dosi di hashish. Durante lo stesso servizio, i carabinieri della stazione di Torre Orsaia hanno proceduto alla denuncia per detenzione di armi atte ad offendere un 32enne, fermato a bordo della propria auto e trovato in possesso di 2 macete e 2 coltelli a serramanico. I carabinieri dell'aliquota radiomobile, unitamente ai militari della stazione di Laurito, hanno denunciato 3 persone per guida in stato di ebbrezza e 2 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I militari, inoltre, hanno ritirato 2 patenti e sequestrato 8 auto, risultate sprovviste di assicurazione. E occupiamoci ora invece della pagina della politica. Nel prossimo servizio vediamo come si stanno preparando i comuni a sud della provincia di Salerno per le prossime elezioni amministrative di quest'anno. Vediamo. La data per le elezioni amministrative non è stata ancora fissata, ma tra maggio e giugno i comuni chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale dovranno recarsi alle urne. Gli aspiranti alla corsa sono tanti e la cernita per la formazione delle liste non è facile per nessuno. A Vibonati la maggioranza uscente pare ormai decisa a piazzare Gianvito Padula, consigliere uscente delegato al turismo. In alternativa ci dovrebbero essere almeno altre 2 liste, di cui al momento non se ne conoscono nemmeno esattamente i candidati a sindaco. Una situazione in alto mare in cui pare sia affondata anche l'idea dello storico sindaco di Vibonati ed ex parlamentare Franco Brusco, che aveva pensato di riproporsi agli elettori a capo di una sua lista.
Gran confusione anche a Teggiano. Il sindaco, fatto recentemente decadere, Rocco Cimmino, pare deciso a ricandidarsi. Dal gruppo di opposizione intanto arriva la conferma che Pietro Di Candia, per ragioni personali, ha deciso di non riproporsi per la carica di primo cittadino. Chi correrà al suo posto lo si deciderà nei prossimi incontri. Non è escluso che alla fine la scelta cada sull'ex sindaco e consigliere di minoranza uscente Michele Di Candia. Mentre i consiglieri di maggioranza dissidenti, i tre che hanno favorito lo scioglimento del Consiglio Comunale firmando le dimissioni insieme ai consiglieri di opposizione, sono legati all'UDC ed è probabile che attendano indicazioni dal politico locale che rappresenta il loro partito e quindi dall'assessore regionale Corrado Matera. A Santa Marina le minoranze sembrano aver individuato il nome che mette d'accordo tutti. Si tratta dell'ex direttore amministrativo dell'ASL Lorenzo Grippo. Quest'ultimo però non ha ancora dato la sua disponibilità, scioglierà la riserva nelle prossime ore. A Vallo della Lucania continuano a rimanere in corsa per la carica di sindaco soltanto il primo cittadino uscente Antonio Aloia e il segretario locale del PD Riccardo Ruocco. Ancora poco chiara la posizione dei consiglieri di minoranza uscenti. E continuiamo ora con la pagina della politica. Tanti progetti in cantiere nel comune di Sassano. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco Antonio D'Amato. Sentiamo. Siamo in compagnia del vice sindaco del comune di Sassano, Antonio D'Amato. Parliamo dei progetti che il comune sta ponendo in essere appunto nell'ambito della programmazione. Quali sono? Nell'ambito della programmazione portiamo avanti tanti progetti. Appunto per questo io sto guidando un attimo l'assessorato alla semplificazione amministrativa che il sindaco Pellegrino ha voluto fortemente istituire nel nostro comune, uno dei primi comuni a portare avanti un attimo questo assessorato, un assessorato come dire un po' di raccordo con tutti gli altri assessorati e che segue maggiormente quello che effettivamente domani è l'applicazione di programma. Presentammo un attimo la nostra agenda per la semplificazione amministrativa, un'agenda che comprende azioni che possono riguardare il lavoro, che riguardano la semplificazione dei procedimenti amministrativi, ma che possono effettivamente mettere un attimo al centro il cittadino in una sorta di cabina di regia, un attimo a condurre tutti quei procedimenti che possono servirci. Sulla programmazione nostra premura sempre le infrastrutture, quindi rendere sempre più efficienti quelle che sono le nostre strutture. Stiamo attuando un attimo dei lavori alla nostra palestra comunale a servizio delle scuole primarie e secondarie. Domani mattina andremo ad appaltare ulteriori opere di ammodernamento della struttura. Stiamo realizzando la tribuna, stiamo realizzando naturalmente un sentiero natura che collega il capoluogo con la periferia. Stiamo un attimo raccordando ulteriori progetti pilota a favore del centro storico, quindi l'abbattimento di fabbricati pericolanti e la riqualificazione di quelle aree. Stiamo portando avanti tante azioni, crediamo fortemente che impegnarci per il nostro territorio di sicuro ci consentirà domani mattina di avere una situazione diversa, di avere una situazione più vivibile, di avere un paese degno di essere chiamato tale. Le grotte di Pertosa Auletta hanno registrato un successo di visite nel weekend delle festività pasquali. Particolarmente apprezzata dai turisti è stata la possibilità di accedere con un unico biglietto sia alla visita al sito speleologico che al neorealizzato Museo del Suolo, proprio a pochi metri dall'ingresso delle grotte. Più della metà dei visitatori infatti ha scelto di seguire il percorso incentrato sulla risorsa suolo. Siamo soddisfatti del bilancio assolutamente positivo e soprattutto del gradimento espresso dai turisti rispetto alla nuova offerta MIDA, dichiara il presidente della Fondazione MIDA Francesco Antonio Dorilia. È un risultato che va ad aggiungersi a quelli dei primi mesi di apertura delle grotte. La stagione è partita molto bene e questo ci incoraggia molto per le azioni e le scelte messe in campo, dalla prossima inaugurazione del Museo del Suolo al nuovo impianto di illuminazione in grotta a tutti i nuovi progetti che stiamo realizzando. Le tante presenze significano che stiamo andando nella giusta direzione. Nello specifico sono state registrate circa 2.000 presenze, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente.
Parte un interessante progetto formativo che si terrà a Sant'Arsenio presso la Sala Cultura della sede amministrativa della Banca Montepruno. Il percorso formativo verterà sul tema tutti gli aspetti della crisi di impresa e nasce dalla volontà di approfondire le conoscenze su un argomento di notevole interesse. Il primo incontro è in programma per giovedì 31 di marzo dalle ore 15 e si discuterà della crisi dell'impresa e dei processi di risanamento. Apriranno i lavori Michele Albanese, direttore generale della Banca Montepruno, e Maria Consiglia Viglione. Le altre giornate sono previste per venerdì 8 di aprile con il tema piccola e media impresa in crisi, variabile fiscale. E poi successivamente venerdì 15 di aprile con il tema concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito. Gli incontri sono accreditati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e dagli esperti contabili di Potenza e di Lagonegro, ai fini della formazione professionale continua, per 4 crediti per ciascuna giornata. Sposarsi ai piedi del Cristo di Maratea adesso si può. Da oggi si può e grazie ad una iniziativa dell'amministrazione comunale. Vediamo il servizio. Sposarsi ai piedi del Cristo di Maratea? Oggi si può grazie ad un'iniziativa dell'amministrazione comunale. Ad annunciarlo ufficialmente il sindaco Domenico Cipolla con un messaggio su un noto social network. Da oggi è ufficiale, ci si può sposare sotto la statua del Cristo Redentore, spiega il sindaco Cipolla, affacciati sullo spettacolo mozzafiato della costa di Maratea. È stato infatti approvato in Consiglio Comunale il regolamento dei matrimoni civili che contempla anche la modalità per potersi sposare in questo posto da favola. Chi vorrà coronare il proprio sogno d'amore e sposarsi in un luogo incantevole, con una vista emozionante, finalmente potrà farlo a Maratea, nel luogo più suggestivo del paese. L'ANAS comunica che sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, per lavori all'interno della Galleria Naturale 1, a partire da domani e fino al 10 di aprile, sarà chiusa la carreggiata nord tra i territori comunali di Lagonegro e Rivello. Il traffico veicolare sull'arteria autostradale verrà quindi deviato sulla nuova carreggiata sud, opportunamente predisposta a doppio senso di circolazione in configurazione di cantiere. Lungo il tratto autostradale vigerà il limite di velocità di 60 km orari e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Nasce nella diocesi di Teggiano Policastro il premio San Giovanni Paolo II, organizzato dalla parrocchia San Marco guidata da Don Vincenzo Gallo, dove è custodita la reliquia dei capelli del Papa Santo. Il riconoscimento vuole valorizzare il lavoro dei giornalisti impegnati nella comunicazione ecclesiale nel rispetto della deontologia professionale. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 2 aprile, anniversario della morte di Papa Wojtyla, alle ore 18 nel centro parrocchiale e sarà quindi presieduta dal vescovo di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. I vincitori della prima edizione sono Padre Ciro Benedettini, vice direttore emerito della sala stampa della Santa Sede, e i vaticanisti Stefania Falasca del quotidiano Avvenire e Fabio Marchese Ragona di Mediaset. Sempre il 2 di aprile, dalle ore 21:37, ora della morte di Papa Giovanni Paolo II, nella parrocchia di San Marco sarà possibile baciare la reliquia dei capelli del Pontefice. E passiamo ora invece alla pagina del lavoro. Concorso per 80 commissari di polizia. Il bando scade il prossimo 16 di aprile. Vediamo il servizio. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta serie speciale, concorsi ed esami, dal 18 marzo 2016 è stato pubblicato il concorso pubblico per titoli ed esami per 80 posti di commissario della Polizia di Stato. Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso, entro la data di scadenza del bando, di laurea specialistica o laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni e altre lauree simili. È necessaria inoltre età massima di 32 anni non compiuti. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it entro il 16 aprile 2016.
Si terrà a Sala Consilina domani, mercoledì 30 di marzo, la conferenza stampa di presentazione della rassegna Teatro del Sorriso Valdianese e Alburnese alle ore 10 presso la Sala Consiliare del Comune. Saranno presenti il sindaco Francesco Cavallone, l'assessore alla cultura Gelsomina Lombardi, il presidente dell'associazione Cilento Verde Blu Giuseppe Damiani e i rappresentanti delle compagnie teatrali locali. La rassegna Teatro del Sorriso itinerante, con i suoi circa 40 spettacoli annuali, allo scopo di promuovere e sostenere la vacanza del sorriso attraverso il coinvolgimento degli spettacoli in un percorso artistico e solidale, finalizzato alla raccolta di fondi. I proventi, frutto delle offerte in occasione degli spettacoli, saranno destinati a sostenere rimborsi delle spese di viaggio di andata e ritorno per e dal Cilento, Vallo di Diano e Alburni delle famiglie meno abbienti provenienti da tutta Italia che hanno bambini con patologie oncologiche ed ematologiche. E adesso sentiamo che tempo farà domani. Linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Banchi di nebbia in graduale dissolvimento. Vento di tramontana con intensità di 13 km orari. Raffiche fino a 21 km orari. Temperatura minima di 4 gradi e massima di 12 gradi. E concludiamo anche questa sera con il meteo. Vediamo i nostri recapiti: lo 0975 520 166, la nostra email info@cosmostv.it e per la nostra programmazione in streaming www.cosmostv.it. A voi tutti la più cordiale buona serata. Arrivederci.